Allora, il primo è quello che già ho condiviso nel mio blog per chi lo segue, crowdfundingimpresa.com, ed è il focus. Allora, come detto, non siamo a lezione, non siamo in aula, non ci sono esami. Questa è l'esperienza quotidiana che mi capita tutti i giorni quando vado in azienda. Ma parliamo di piccole aziende, di grandi aziende. Veramente, le domande sono sempre le stesse. Io cerco di fare buon viso a cattivo gioco, ma in realtà non so, raramente capitano domande nuove. Sono sempre le stesse, dettate magari da qualche piccola paura che c'è, tipo, ma io già non arrivo adesso, come faccio a fare quest'altro? Oppure, ma sicuro, perché ho sentito parlare male di questa finanza alternativa, innovativa, eccetera. No, diciamo, in questo caso il crowdfunding ci viene incontro proprio perché è semplice da applicare. Alla base però ci deve essere un buon progetto e un valido progetto, perché il crowdfunding è il volano per farvi conoscere, per farvi finanziare, se la base è buona. Se la base non è buona, c'è un volano di un qualcosa che non va bene. E quindi la vostra, questa cosa negativa che volete portare avanti, se ce l'avete, ma non credo, verrà amplificata a livello web, a livello nazionale, mondiale. Capito? Quindi i due aspetti positivi e negativi sono proprio questi. Quindi focus. Come detto, nel mio blog, che ho già condiviso il primo punto di questa presentazione, che è questo qui. Allora, come riuscire ad individuare un progetto vincente? La maggior parte degli imprenditori mi dice sì, ma io ce n'ho tanti, partiamo con uno, vediamone uno. Non so se è il caso vostro, se avete già un'idea ben precisa, oppure se ce ne avete 3-4 e volete provare un pochino con tutte. Oppure, se parliamo di un'azienda che ha 3-4 prodotti nuovi e uno lo vuole finanziare col crowdfunding, l'idea è partiamo con tutti, o perlomeno la mia esperienza. E quando dico, no ragazzi, focus su uno, sembra quasi che voglio farvi volare basso. In realtà non è così, perché la sperimentazione avviene con uno, poi il caso di successo diventa replicabile. E quella sperimentazione diventa uno storico importante per la fase successiva. Chiaro? Quindi, la prima cosa che mi sento di dirvi, che potete leggere già sul blog, che è uscita 2 settimane fa, è questa. Sostituire, sento che sarà un successo, con ho fatto un'analisi dettagliata del mercato e dei competitors. Cioè, io valuto dalle 10 alle 20 startup o comunque iniziative ogni settimana. Tutti dicono sento che sarà un successo. Vi faccio ragionare come se foste. Se foste una banca e un'azienda vi si presenta e vi dice io sento che sarà un successo, finanziami. Finanziereste questa persona? No, assolutamente no. Allora perché il crowdfunding dovrebbe farlo? Quindi dobbiamo sostituire al sento che sarà, che magari è un'ottima sensazione, l'istinto, l'intuito, è una caratteristica degli imprenditori, però quel sento dovrebbe essere un attimino affiancato a un qualcosa di più concreto e misurabile. Quindi sento che sarà un successo con ho fatto un'analisi dettagliata del mercato e dei competitor. Analisi dettagliata, che significa? Ho fatto un giro su Google, ho visto che comunque non c'è nessuno, partiamo? No. Competitor, un esempio su tutti quando faccio il business plan, l'esempio classico è questo, c'è un esempio base, apro una pizzeria perché non c'è nessuno in zona, poi magari invece c'è un ristorante storico della città che vi sta a 2 metri, che fa anche le pizze e vanno tutti lì, cioè questa non è una buona analisi dei competitor, anzi non hai individuato proprio quello che sarà l'attività che probabilmente ti impedirà di avere tanti clienti, soprattutto se non fai qualcosa di differenziante. Ok? Quindi, primo, queste due cose. Se il vostro progetto già ce l'ha queste due cose, buon per voi, è il primo punto per poter iniziare con una campagna di crowdfunding. Ovviamente se ce l'ha, fate una bella analisi di coscienza, se è fatto bene da 1 a 10, oppure se è fatto così, approfonditelo. Poi, sostituendo, stai tranquillo, so quello che faccio, perché io sono del settore, tu non sai il mio settore, ma io lo conosco, perfetto, tu conosci il tuo settore. Io invece ti dico, sostituisci o affianca questa tua affermazione con fammi sapere quelle che sono le tue competenze, i tuoi risultati e quello che hai ottenuto, perché questo è quello che interessa agli investitori, piccoli o grandi, piccoli se parliamo di crowdfunding, grandi se parliamo di business angel, venture capitalist, piuttosto che, non voglio dire altri termini troppo, li vedremo dopo se c'è tempo.
lo storico magari non si ripete, ma comunque è un qualcosa che c'è e che un esterno può valutare in qualche modo. Ed è fondamentale questa cosa qui, perché io se vado in un'attività che magari è del settore ittico, io non ne so niente del settore ittico. Non posso sostituirmi all'imprenditore e dire quello che deve fare o non deve fare. Io posso affiancare l'imprenditore se ha delle idee chiare sul modello di business. Ok? Sostituendo, mi servo... Ah, questa è una cosa importante. Anche le mie sconfitte sono per me sono delle informazioni importanti, soprattutto se sono servite da lezione. Ok? Del tipo, qualche anno fa ho preso un finanziamento per iniziare, per fare questa iniziativa, è andata male. Adesso voglio riprovarci con il crowdfunding. No. Cioè, può sembrare strano da parte di un consulente dire un no così deciso, ma è così. Fammi capire qual è stata la differenza rispetto a prima, cosa hai imparato rispetto al caso di insuccesso, e a quel punto possiamo valutare se il crowdfunding può essere uno strumento valido. Chiaro? Non mi posso spostare tanto in là perché mi hanno detto che la telecamera arriva fino a qui, quindi non è che non vi considero. Ok, poi sostituendo, mi servono soldi altrimenti non vado avanti, quante volte l'ho sentito, soprattutto dagli start-upper, non tanto dagli imprenditori che hanno qualche esperienza al mercato, con o senza i tuoi soldi e il mio progetto lo realizzo comunque, in questo e in quest'altro modo. Oh, se a me lo start-upper mi dice così, posso pure sorvolare sul primo punto un pochino, neanche tanto, però è così. Perché c'è la determinazione nell'andare avanti a prescindere dal fatto che io ci metto i soldi o io ti trovo i soldi. Perché la tenacia è uno dei valori intangibili che in realtà fanno la differenza. Ok, questa sul blog se vuoi vederlo. Ok, quindi il nostro atteggiamento rappresenta la nostra prima barriera. Quella legata, io ho utilizzato un termine un po' forte, alla supponenza e alla certezza ostentata. Ovviamente non lo facciamo volontariamente, lo facciamo indirettamente, perché se sono 30 anni che lavoro nel settore della calzatura, ovviamente ho le mie certezze in questo campo. Però questa è un'altra cosa, tu mi devi aiutare a capire come massimizzare la tua esperienza nel settore calzatura attraverso delle strategie di crowdfunding sul web, che è una strategia che probabilmente fino adesso non hai fatto. Soprattutto se sei qui ad assistere a un evento gratuito di informativo sul crowdfunding. Ok? L'unica cosa certa che dico io di solito è che 2 aziende su 3 chiudono i primi 12 mesi, entro i primi 12 mesi. Quindi io in qualche caso se dico no alle imprese è proprio per farli risparmiare quei costi che comunque avrebbero per il notaio, piuttosto per la costituzione e tutto il resto. Sembra quasi un affronto, in realtà è a mio avviso, poi si può sbagliare ovviamente, non è che la verità non è assoluta, però l'esperienza di 8 anni mi ha detto questo. Dunque, il primo passo è quello di scegliere un progetto e non presentarli tutti e analizzare tutte le cose che possiamo fare per renderlo meno intangibile possibile. Ok, se vi viene in mente un progetto in questo momento che l'ho detto, ok, ne avete 3, prendete quello che vi sembra più concreto, più realizzabile, anche se è quello economicamente meno interessante, per assurdo, ok? Perché potrebbe essere un buon primo passo per farci conoscere e fare in modo che ci finanzino il secondo, quello più interessante. Qui do un pochino per scontato che, visto che avete alzato le mani tutti, che comunque sappiamo di cosa stiamo parlando, di crowdfunding. Adesso però nel secondo punto lo approfondisco. Quindi rendere il meno intangibile possibile quello che abbiamo in testa. Anche perché, faccio un esempio, se voi ci mettete 10 ore a spiegare al consulente cosa avete in testa, e il consulente si fa pagare un tot a ora, allora è meglio rendersele chiare prima e in un'ora spiegare cosa avete in testa. C'è un risparmio tangibile in questo caso, giusto? Ora, con questi presupposti, probabilmente, mi dispiace, la banca vi dirà comunque no, perché la motivazione, il ci credo forte forte, il fatto che non ho storico ma ho altre skill, il fatto che ci credo a prescindere dal fatto, sì, sono tutti valori che sono importanti per un consulente come me, anche se vi chiederò altre cose, ma per la banca no, perché la banca è un modulo. Se la banca, se il software della banca dice al passo 3 serve una garanzia e voi la garanzia non ce l'avete, purtroppo non è colpa della banca. Non è colpa della banca.
Okay. Quindi la banca potrà tornare utile dopo, lo vediamo perché. Quindi ce l'abbiamo col mondo bancario? No, la banca si chiama intermediario, non fa altro che prendere un progetto, capire se può essere valorizzato, valorizzarlo se è quasi certo che rientrerà nel suo investimento. Ma con le start-up non è poi così certo questa cosa qui. O con un progetto di un'azienda già affermata che però si vuole sperimentare su un settore diverso, innovativo per lei, non è così sicura come cosa. Ok? Però questi presupposti possono essere validi, vediamo con quali requisiti, per partire con una campagna di crowdfunding. Ok, chiaro questo primo punto? Ok. Allora, condivido con voi alcune delle situazioni che vivo giornalmente, anche in settimana. Allora, che non si possono sentire, come avete visto dall'immagine. Allora, io non vorrei sentire richieste troppo alte, tutto e subito. Guarda, non sono mai partito, però voglio partire con questo, mi servono 200.000 euro. Sul gruppo tante ne ho sentite, cioè di queste cose qui sul gruppo crowdfunding impresa. Non hai fatto mai niente, vuoi partire con 200.000 euro... Allora, quando in realtà sai benissimo che hai provato ad andare in banca e a chiedere anche solo 50.000 euro non te l'hanno dati, perché col crowdfunding invece vuoi azzardare e chiedere 200.000 euro? Perché forse i soldi li mettono gli altri? Allora non è questo l'approccio giusto. Poi, tutto o niente. No, ho 200.000 euro e non parto per niente. Scusate, parlo one to one, è un problema tuo. Ok, tutto niente cosa? Fino a ieri non hai fatto niente, o hai fatto poco, o come vi ho detto hai dimostrato poco di essere una garanzia in questo settore, e ora tutto niente? Tutto niente, di solito è niente. Pretese assurde. Sono una startup, il mercato va bene, i giornali o i siti dicono che è un settore in crescita, bla bla bla, senza ovviamente grosse fonti o documentazioni o analisi previsionali, eccetera. Quindi chiedo un tot. E basta dire, vabbè, che criteri di valutazione ho utilizzato? Criteri? Cioè, c'è una valutazione pre-money, che non voglio entrare troppo nel dettaglio, che include il potenziale che quell'azienda potrà avere in futuro, e poi post-money, che è quella che effettivamente ha riscontrato o ha realizzato sul mercato. Ma se io non ho mai fatto niente, quali valori metto nella mia valutazione? Faccio un esempio proprio elementare. Se io rinuncio a un lavoro a Londra, mi pagano 100.000 sterline, per aprire una startup, l'investitore dirà, cavolo, però una risorsa che ha rinunciato a 100.000 sterline per venire qui in Italia, già il valore pre-money di questa startup è minimo 100.000 sterline. Chiaro? Se io fino a ieri ero disoccupato e oggi voglio fare una startup e chiedo 100.000 euro, l'investitore dice, ma perché te li devo dare? Preferisco andare un'obbligazione, un titolo di Stato, molto meno, 2, 3, 1, 2, 4%, ma sicuro. Capito? Invece il valore delle startup, perché gli investitori vanno a caccia di startup? Perché vogliono moltiplicatori molto più alti, non si accontentano dell'1, 2, 3%. Io investo nel mercato valutario, non so se conoscete il Forex, Eurodollar piuttosto che valute. Allora, lì il rendimento medio di un fondo è del 3, 4, 5% mensile, quindi sarebbe un 30, 40, anche 50 annuale, però a fronte di cosa? Di un rischio. La curva rischio-rendimento è sempre quella. Più rischio, più voglio guadagnare, più rischio. Non esiste il rischio, il basso rischio e alto rendimento. Proprio andiamo contro tutti i principi di economia e di finanza. Poi, mancanza di focus su soddisfazione dell'investitore, cliente investitore. Cos'è questo? Questa non è una... Allora, nel crowdfunding è importante avere un solido modello di business, ve lo ripeterò fino alla noia, ma poi è importante saperlo comunicare al crowd. Il crowd è la folla. Quindi se adesso lo potete dire a 50 persone, attraverso il crowdfunding potrebbero diventare 5.000. Però se non sono bravo nel comunicare, se sono un tecnico estremo che comunico i dati, i numeri, eccetera, dall'altra parte non arriva a niente. E quindi io perché, anche se soltanto 10 euro, li dovrei mettere nella tua iniziativa? Al limite li metto in un'altra
che è meno interessante economicamente, ma che me l'ha comunicata in maniera molto più efficace. Mi ha fatto sentire più partecipe di quel progetto. Questa sembra una cosa di non interessante per chi guarda soltanto i numeri, ma vi posso dire che nell'esperienza del crowdfunding forse è la differenza che ci fa fare la differenza. A parità di progetti, molti sono andati in target nonostante avessero molte meno potenzialità da un punto di vista economico rispetto ad altri. Perché? Perché comunicano in modo più efficace quello che stanno trasferendo al mercato. E quindi io dico, ti finanzio perché sento che questo progetto mi fa appartenere alla tua idea, oppure perché mi ci vedo, oppure perché, vedremo a seconda della tipologia di crowdfunding, perché mi garantisci, tra virgolette, cioè mi fai capire che arriveranno grossi rendimenti da questo investimento.